Le ciambelle di mosto marchigiane. Morbide, profumatissime e dall'inconfondibile sapore dato dal mosto d'uva e dai semi d'anice. Sono ciambelle lievitate. L'impasto è fatto con ingredienti semplici. Non contiene né uova, né burro e né latte. Se non le avete mai mangiate, allora non sapete quale bontà vi siete persi. Beh, seguitemi in cucina e vediamo come fare le ciambelle di mosto marchigiane e come fare il mosto. Servono 500 ml di mosto. Avrai quindi bisogno di circa 700 g di uva bianca, meglio se uva da vino, in alternativa puoi usare uva da tavola. L'uva va lavata e fatta scolare, dopodiché va spremuta per ricavarne il succo. Il mosto, infatti, altro non è che il succo dell'uva. Quindi stacca gli acini dal raspo e ponili nell'estrattore e raccogli 500 ml di succo d'uva. In alternativa puoi usare un passaverdure, ma in tal caso dovrai poi filtrare il succo con un colino. Ecco qua 500 ml di mosto crudo. Il mosto d'uva crudo va usato subito, altrimenti fermenta per diventare vino. Lo facciamo scaldare appena appena, giusto per intiepidirlo, perché dovremo farci sciogliere il lievito. Prendi una capiente terrina che possa contenere tutti gli ingredienti. Versa il mosto, aggiungi il lievito di birra fresco, 25 g, e fai sciogliere. Dopodiché aggiungi i semi d'anice, 15 g, l'olio di semi o di mais, 150 g, lo zucchero 150 g e mescola. In un'altra terrina mescola assieme le due farine, cioè 500 g di farina 00 e 500 g di farina Manitoba. Aggiungi la farina, ma non tutta, e mescola un po' con il cucchiaio. Aggiungi il sale e continua a mescolare, aggiungendo il resto della farina. Poi prosegui lavorando l'impasto con le mani su un piano di lavoro, fino ad ottenere un panetto omogeneo, morbido e leggermente appiccicoso. Eccolo qua, morbido e leggermente appiccicoso. Riponi il panetto nella terrina, copri con pellicola alimentare e fai lievitare fino al raddoppio. Nel forno spento, ma con la luce accesa. Impiegherà dalle 2 alle 3 ore. Ecco l'impasto dopo la lievitazione. Ha raddoppiato il suo volume ed è molto aromatico. Dovresti sentire che buon profumo emana. Spolvera leggermente il piano di lavoro con della farina. Rovescia la terrina e lascia scivolare l'impasto. Lavoralo appena un po', dandogli la forma di un filone. Preleva circa 100 g di impasto e dai forma alle ciambelle, facendo un cordone lungo, circa 30 cm, e chiuderlo unendo le due estremità. L'impasto risulterà appena appena appiccicoso, ma va bene così, non aggiungere altra farina. Mano a mano che crei le ciambelle, tieni coperto l'impasto con un canovaccio.
Posiziona le ciambelle su una teglia da forno rivestita con carta forno. Mettile distanziate tra loro poiché cresceranno di volume. Ti occorreranno due teglie. Copri le ciambelle di mosto con un canovaccio e fai lievitare fino al raddoppio, circa un'ora. Dopo la lievitazione le ciambelle sono cresciute. È probabile che qualcuna si tocchi, ma va bene così, non è un problema. Cuocile in forno già caldo, statico, a 180 gradi per 20 o 25 minuti. Io ho cotto una teglia alla volta. A fine cottura le ciambelle di mosto dovranno risultare di un colore brunito. Togli dal forno e lascia raffreddare su una gratella, mentre la casa è invasa da un gradevolissimo profumo dato dall'anice e dal mosto. Sono morbidissime e dal sapore unico. Buonissime mangiate così o inzuppate nel latte e sono strepitose se farcite con crema di nocciole. Come si conservano le ciambelline di mosto? Beh, una volta ben fredde, chiudile in un sacchetto di plastica per alimenti. Rimarranno morbide per qualche giorno. Come visto, con queste dose vengono tante ciambelle, ma sappi che puoi tranquillamente congelarle, per poi al bisogno farle scongelare a temperatura ambiente. Mangio ciambelle di mosto da quando ero piccola, nei mesi di settembre e ottobre, quelli legati alla vendemmia e quindi al mosto d'uva. Queste adorabili ciambelline hanno rallegrato le mie merende a casa e a scuola, ma non solo le mie, di tutti noi marchigiani e da sempre. Dai, prova a farle anche tu! E se la ricetta ti è piaciuta, condividila con i tuoi amici e seguimi per altre ricette. Da Micaela di Prima del Caffè, kiss kiss!